Siamo con Carmela Auriemma, deputata Movimento 5 Stelle, intervenuta in aula nelle dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sull'autonomia differenziata. Come prevedibile, l'aula ha bocciato queste pregiudiziali, ma per voi il problema di costituzionalità rispetto a questo disegno di legge resta? Assolutamente, l'hanno detto gli auditi, lo diciamo noi, lo dice il Paese intero, questa riforma è intimamente anticostituzionale. Ci sono almeno una dozzina di questioni che riguardano violazioni importanti di norme della Costituzione, a partire dall'articolo 3 del principio di uguaglianza, ma anche il 138, cioè si modifica di fatto la Costituzione in maniera importante, in maniera incisiva, senza però passare per una procedura rafforzata, ma con una legge ordinaria. Tutto questo ovviamente l'abbiamo posto all'Aula chiedendo appunto proponendo una pregiudiziale costituzionale che però è stata bocciata. Ovviamente non ci fermiamo, continuiamo, perché evidentemente dobbiamo continuare nella lotta, perché questa destra non ascolta e non riesce a sintonizzarsi col Paese intero che non vuole questa riforma. Lei in aula ha parlato anche di tradimento dei valori risorgimentali, probabilmente cercando di pungere un po' sull'orgoglio dei deputati della destra. Sì, perché in realtà le ragioni per cui siamo contrari a questa riforma non sono soltanto tecniche nel merito, ma sono proprio storiche. È evidente che questa riforma va a ledere quello che è il senso di nazione, il senso di appartenenza ad una nazione, al popolo, così come si è formato appunto con una pagina storica importante, che è quella risorgimentale, dove appunto si identifica non più si identifica il cittadino come appartenente ad una nazione. Questo è con una lavoro appunto nell'unire, non soltanto da un punto di vista diciamo territoriale, ma anche e soprattutto di appartenenza ad uno Stato-Nazione. Tutto questo viene lacerato da questa riforma, che invece va a dividere i diritti sociali e civili in base all'appartenenza territoriale, quindi va a dividere proprio il concetto di nazione. E quindi abbiamo cercato anche di esporre le nostre ragioni storiche per cui siamo contro questa riforma. Lei ha detto ai suoi colleghi di destra, ai deputati di destra del sud, del meridione, di togliere il nome Italia dai loro partiti. È scandalosa la posizione dei nostri colleghi del sud, che sono stati eletti al sud e che voteranno questa riforma, perché tradiscono i cittadini, tradiscono le centinaia di persone che li hanno votato, e che questa riforma vuole inchinare il sud. Quindi sono dei traditori, cioè non ci sono mezzi e misure, e ho chiesto fortemente di eliminare coerentemente la parola Italia dal nome dei loro partiti, perché è evidente che questa parola non possono pronunciarla, non sono degni di pronunciarla, perché stanno appunto tradendo l'Italia.